Sono appena arrivato a Londra e ci ho messo un pochino perché non mi volevo far passare. Hanno visto il mio passaporto e ci hanno messo qualcosa tipo 30 minuti per farmi, diciamo, andare avanti. E io ero tentatissimo di chiedergli se fosse perché, cioè, non assomigliassi alla foto. Volevo capire se ero venuto peggio in foto o se ero peggio dal vivo. Una curiosità che però... forse ho fatto bene a tenermi per me, perché ai controlli di sicurezza magari, ecco, uno dovrebbe essere un po' più serio. Ah, no, sei uscito lì. E chi c'è qui direttamente da Milano? Dai, dobbiamo ora andarcene. Termina al 5. Ma sta arrivando. Nonna, ho ancora la febbre. Quanto c'hai? 38. 38. Però ho deciso di uscire. Con la febbre a 38 non puoi uscire. Assolutamente. E poi non stare a petto nudo, tesoro. Ascoltami. Hai avuto una febbre quasi a 40. Il crimine non aspetta. Sì, il crimine non aspetta. Basta, devo andare. No, con la febbre a 38. Ora glielo Alfred, dico. Il mio abito. Stai facendo diventare pazza. Alfred, ottimo. Ecco. Figlio mio. Sì, lo so, vedi, si sta facendo la tosse, mi sta guardando con gli occhi fissi. Te lo passo, guarda, te lo passo, te lo vedi. Non possiamo aspettare. Ma dice... Alla Batcaverna! Guarda, sta facendo il diavolo. Siamo a sciogliti. Tra parentesi, grazie mille Londra, perché sono tipo le 3:30 e già si sta a fa buio. Però io ti amo con tutto il cuore. Allora, dobbiamo andare al Nabu, com'è che si chiama? Come si chiama l'hotel? Nobu. Guarda che cosa ci hanno fatto trovare! Non so se è servizio... sì, è servizio Nobu. Ma che carini! Spero che questo piccolo gesto possa contribuire a rendere ancora più speciale il vostro viaggio a Londra. Vi auguro il meglio. Continuate così, è bello seguirvi da lontano e stare in vostra compagnia soprattutto... Ma che carina! No, Giada! Giada, grazie, sul serio! Siamo al Nobu Hotel. Guardate sta parete che cos'è. Stupenda, stupendo, stupendo. Oh, un mi postiglio! Oh, un bagno. Bidet. Sia mai? No, scherzi a parte, Giada, che tu sia benedetta. Sto cercando di essere chic come lui che sta con le forchette, ma continuo a mangiare strappando a morsi. Ma tra l'altro lo sei sdraiato, io non l'ho manco assaggiato. C'è scritto anche lui. Ne vuoi un pochino? Tieni qui. Sembra che c'è un rossetto. Voglio chiedere pubblicamente perdono a tutti quanti per l'orrida qualità delle mie riprese, seconde solo a quelle effettuate dal Giampazzo. Ma purtroppo sto guidando e quindi non posso fare altrimenti. Signora, che cosa vuole fare? Passa lei? Passo io? Grazie. Tra l'altro sembrerà di stare anche sulle montagne russe. Vi dovesse venire un senso di nausea, non vi preoccupate, sono solo le famose buche di Roma. Sto andando a cercare un ufficio. Perché quello che avevamo visto ce l'hanno soffiato, hanno fatto l'offerta prima di noi. Ora mi sentirò anche con un Gianmarzo selvatico. Ci siamo un pochettino suddivisi i vari annunci su Roma. Mazza che pippa gigantesca che sta attaccando alle persone. Cercheremo di trovare qualche cosa. Ma la cosa tragica è che dato che sto guidando non posso stoppare la registrazione, quindi verrete in giro per Roma con me. Madonna che brutta. Stiamo andando, dopo sta buffata, diciamo, offertaci da Giada, la nostra salvatrice, a dei mercatini vintage qui a Shoreditch. Ricordiamoci che io sono qui anche per lavoro, Sì, esatto. Cioè abbiamo unito, diciamo, l'utile al dilettevole, che in realtà è una cosa che mi fa piacere, perché comunque è una roba divertente vedere delle cose nuove, dei vestiti. Ecco, per dirne una. E poi andremo a mangiare forse in uno dei miei posti preferiti. Comunque, non so voi, ma ogni volta che io sto a Londra rischio sempre di essere investito dalle macchine, perché non riesco a capire dove guardare. Oh, guardate come fa ricerca, come lavora. Seguiamolo. Ragazzi, guardate la magia di queste qui. Di economia, come li fanno qua, non li fanno nessuna parte. I'm just like complimenting this restaurant, to be honest. Mamma mia, ragazzi. Mi viene da piangere, è commovente, ma la bravura poi con la quale lo fanno. Lui è proprio commosso. Perché qui ci mette la capasanta e il salmone. Esatto. Wow. Siamo a questo posto. Siamo andati leggeri.
Capasanta. Carne. Sì, è carne. una cosa che ti sarebbe piaciuta. Tu stai facendo schifo. Oh, un uovo, secondo me è tuo. Oddio, forse lo sai che è mio. Anche perché dove lo metti? Sopra. Yeah. Ok. Wow. Non so nemmeno che cosa commentare. Vediamo dove va. Ma non ti vergogni? Oh, bravo, un altro strato. Oh, così almeno lo uccidiamo. Vedete, sono flakes di pesce che col calore iniziano a muoversi. È buonissimo. Vuole troppo provare a rifarli a cucina buttata, ma il terrore di stuprarli. Oh, sei risorto, eh? Veramente sto ancora male. Ecco, vedi che sta lontano, va. Guarda che te non ti farebbe male un po' di febbre. Io 2 chili ho perso. Un video. Vabbè. Pure più di uno. Secondo me dovresti avere una febbre fino al 2021 per tornare sovrappeso. Approfittane. Sei lontano, eh? Quasi fa vero schifo. Abbiamo fatto un pit stop da Wasabi, che è un altro posto che io adoro, nel quale prendi il sushi così molto velocemente. Lo trovi abbastanza economico e te lo mangi subito. Così, appena finito di mangiare là. Che bello. Sempre con queste riprese favolose a mezza testa, mo chiamo Gianmarzo per sapere come sia andata la sua ricerca dell'ufficio. Pronto? Gianmarzo? Salve Lavinia. Ci sei? Salve chiaro, come la va? Bene, bene, tu come stai? Molto bene, molto bene. Sai, oggi mi sono dilettata in una fase di riprese del vlog e ho fatto delle riprese come le fai tu, col dito davanti e a mezza testa. Io invece sto mettendo inquadrature con lavandini, semplicemente. Insegnami maestro ad essere come te, Spielberg. Volevo sapere come fosse andata la tua ricerca, perché la mia è stata tragicomica. Ti dico solo che sono andata a vedere un ufficio senza il bagno, però c'erano le foto del bagno su internet. Mi rode proprio il chicchero. Eh sì, pure a me dispiace un sacco, perché quello mi piaceva un sacco. Andare subito a chiudere quando è così, eh. Infatti bisogna andarli a vedere tutti quanti insieme, così proprio democrazia. Oppure tocca fidarsi del giudizio di uno solo, che però non si erle, perché non ce la posso. Certo. Non ce la posso fare. Lasciamo la montagna, che è meglio. Se vogliamo venerdì possiamo prendere un appuntamento. E allora sì, fissalo immediatamente. Io venerdì non ci sono, sono a Torino, però mi fido del vostro giudizio, cioè se siete tu e Guglielmo. Se c'è pure Enrico un po'. Sono pure altri. Ottimo, ma io basta tanto che stiamo tutti quanti insieme. Se ho delle news ti faccio sapere comunque. Vado già con la proposta in mano. Allora dai, ci aggiorniamo, ok? Ciao. Bacio grande. Ciao. Come cazzo si chiude? È ufficiale, i biglietti della metro sono una rapina. 2 biglietti per andare a 2 fermate di metro abbiamo pagato tipo 11 euro. Prendete i nostri soldi. Allora, un messaggio alla famiglia di Lu. Sappiate che se vostro figlio è ancora vivo è grazie a me. Lui arriva qua, siamo a Regent Street, e mi fa: oh, occhio, mi raccomando, occhio a tutti quanti gli autobus che qua ti ficcano sotto senza problemi. Mette piede nella strada e a quel punto dietro di lui c'era un autobus pronto a tranciarlo. Io l'ho tirato di nuovo dentro e l'ho salvato. E questa qui è semplicemente un piccolo squarcio della nostra relazione. Dove sei? Dove sei? C'è nascosto. Eccolo lì. Vivo per miracolo. Un ringraziamento. Ieri è toccato a me. Oggi Luigi mi sta portando in uno dei suoi ristoranti preferiti, che si chiama Good Man. Questo è un menù che non riesco a leggere manco io. E la cosa positiva è che abbiamo preso delle bistecche con super patatine buone. Fritte al tartufo. Sì. E degli spinaci ricchi di formaggio. Yes. Cioè, secondo me mangiare a Londra è veramente un posto dove mangi da Dio. Non me ne frega un cazzo che non entro nell'abito, amen. C'è questo problema, lo sai, che io non entri. Te nella merda non c'entri, perché quella è una 52. Breve descrizione: abbiamo una bistecca, patatine al tartufo, che vorrei semplicemente far vedere quanto sono grosse. Questa è cos'è? Panna con pepe nero da mettere sopra la bistecca, spinaci alla crema, cioè col formaggio. Eh sì, questo è un doppio mento.
dietro. Ma perché quando mangiamo ci sfondiamo? Ecco, così non c'è più il doppiamento. Adesso sembra un uovo. Allora, ciao ragazzi, sono da Marco, il nostro producer ufficiale. Non mi dire che lo stiamo facendo veramente. Mi sa che avremo una minuscola anticipazione su quello che sarà la traccia. Illuminaci, maestro. Va bene, ora dobbiamo registrare un po' di effetti speciali. Vai con i sound effects. Poi ci potrebbe servire un bel beep. Bene, direi che possiamo concludere con questo. Arrivederci. Adesso siamo all'interno del Liberty, che è enorme. C'è questo Lego, fa vedere, diciamo, 6 piani complessivi. E poi girando qua ti dà una sezione. Perché è enorme, ragazzi, questo posto. È enorme. Questo qui giusto per darvi l'idea di una delle sezioni. È bellissimo, stupendo. È bellissimo, stupendo. In questo momento sto fingendo di parlare perché voglio farvi vedere una cosa che sta venendo dietro di me, ossia una ragazza per caso ha un bigodino sulla fronte, non lo vedete? Poi esci da questo posto e hai il fioraio. È meraviglioso, è enorme. Occhio, ma tu perché stai nella strada? No, ero con un... Tu eri con un piede nella strada dando le spalle alle macchine che vengono da quel lato. Niente. Sì, papà. Cosa hai detto? Sì, papà. La specie che tu non sia mai venuto da Liberty. No, non sono mai venuto da Liberty e manco lo conoscevo. Io ci ho anche lasciato dei soldi una volta. Tanti soldi, perché la caratteristica dei Liberty è che tu devi almeno comunque mollare da un rene a una mano. C'è un pezzo del tuo corpo per poter uscire con un pezzo loro. Ma se siete molto ricchi potete sicuramente venire qua o diventare i miei migliori amici e donatori. Una piccola premessa, siamo venuti da Five Guys. Ci siamo sfondati 2 milkshake con la panna. E questa ragazza stupenda è venuta a salutarci e il ragazzo ci ha offerto dei cheeseburger. Quello è carino. Ora lui non c'è perché sta prendendo le Coca-Cola. Esatto. E quindi adesso. Ma che carina, grazie. Grazie mille. Perché ha detto che non si poteva non venire qua senza prendere un cheeseburger. Mamma. Buongiorno signori, possiamo parlare della bellezza di questo maglione di Luigi? Come mi sta? Un vero fidanzato lo avrebbe fatto. Io non lo so. Comunque, faremo altri giri di lavoro per Lu, poi andremo a mangiare e poi inizieremo a prepararci per l'evento di Prime Video. Abbiamo un po' il terrore, io personalmente, di non avere azzeccato il vestito. Cioè, a parte di non entrare nel vestito, ma la paura è quella di avere un vestito che non c'entra un con quello degli altri. Piccolo aggiornamento, abbiamo scoperto che dovevamo cambiare look all'ultimo perché Lu pensava che dovessimo essere super fighi, ma anch'io in realtà. E quindi alla fine cosa è successo? Che avevamo un outfit super elegante, loro ci hanno detto ma no, è più scialla, bene, siamo corsi a Zara. Amo fare le cose all'ultimo, specialmente quando sono ben pianificate. E vabbè, ora stiamo aspettando il nostro Uber e torniamo verso l'albergo. Eccoci, alla fine qui. Un posto che a Luigi piace molto, non voleva per niente andare in un pub inglese e il fatto che l'abbiamo portato da questo kebabaro dove respiri olio nell'aria è una cosa che gli ha fatto molto piacere. Nell'aria. Io mi sono preso questo, volevo tanto un po' fish and chips, vabbè, diciamo che sarà per la prossima volta. Luigi continua a ruttare a pieni polmoni e ogni volta mi dice scusami, effettivamente siamo in un posto così elegante, cioè che vergogna, guarda. Ma un ruttino. Eccolo. Io voglio un donut. Vuoi un donut? Voglio ruttare nel buco del donut. Amore, volevo dirti che ti sei comprato una cosa. Qualcuno mi fermi. No, mi devo inquadrare in modo che sembri uno che mangia ma non prende peso. Qualcuno mi fermi. Buono. Allora Guno, nonostante tu sia a Londra e te la stia spassando, noi stiamo qui con tortellini in preparazione. Guardate che meraviglia. Altro che cucina buttata. Guarda, manca Bologna, vengono chiusi così. Per lei, per te non ci sono. Per te mi raccomando, riso, pollo, verdurine, una cosa leggerina. Te devi mettere un attimino in forma, eh. Brodo di gallina, come si deve. Tutto homemade, ragazzi. Direzione Leicester Square, all'Odeon. E chissà, ma secondo te c'è veramente la regina? Perché dicono di sì. Io voglio vedere la Royal Family. Ma ti pare che la regina esce a quest'ora per essere a Star Trek? Ma ti pare tutti questi casini con Harry e la Meghan Gay? Guarda che bello!
Praticamente siamo qua dietro e possiamo vedere tutti quanti. Vi dico solo che sono le persone che possiamo vedere. C'è lui, faccio Stuart. Che carino che è, stupendo. Hanno un lavoro pazzesco. Le anteprime a Leicester Square sono pazzesche. Però io vi devo far vedere lei. Lei è il mio idolo. Con meno 7 gradi riesce comunque a sorridere. Ma sembra una persona un pochino... cioè, sembra tipo una mezza dea. Ma secondo me è perché non sente più niente. Non sente più nulla del freddo. Eh sì, infatti sta crepando. Questo qui è il momento in cui io sto facendo un video solamente per togliermi dall'imbarazzo del fare il carpet. Superiamo, superiamo con l'assoluta nonchalance. Al massimo qualcuno mi chiederà un autografo scambiandomi per Jack Black. Parliamo subito del fatto che non c'erano i reali. Beh, di reale... hai ragione, scusa. Ma scusa, tu ora come fai a vedere? Come fai a vederlo se non parli una parola? Tu non starei a tu starei a fissare lo schermo. Vorrei un attimo commentare questo look. No, commentiamo questo look improvvisamente. Ciao. Raga, non lo so fare. Fai così, vai. Fallo. E lo sto facendo. Dai, faccelo vedere. Queste due non riesco a metterle vicine. Dai, devi chiudere. Ok, chiudi e apri. E prova con l'altra mano. No, amore, non riesco. Ragazzi, che dire, qua la creazione del tortello prosegue. Guardate quanti, che meraviglia. È arrivato pure un braccio in più da Bologna, diretto. È il peggio tortellino, l'ho fatto. Te, Fra, che dici? Basta, ho finito. Perché? Ho perso la pazienza. Qua abbiamo il nostro bolognese Doc che sta preparando un tortello fatto a mano, facciamolo vedere. Bologna pure. Grande. Eccoci ragazzi in cottura. Alla fine abbiamo fatto anche dei ravioli perché ci eravamo un po' stufati. Quindi li mangeremo, divertitevi, allenatevi voi altri. E go, tu facci sapere qualcosa da Londra. Come potete vedere ragazzi sono perfetti. Tengono la cottura in maniera egregia. Vai, fai vedere. Abbiamo finito di guardare Star Trek Picard. Adesso ci facciamo un girettino in Chinatown. Anche perché ricordiamo il mondo che settimana prossima sarà il capitano cinese. Quindi qui secondo me ci saranno dragoni e anche un po' di spazzatura. Abbiamo la sveglia alle 3:30 perché dobbiamo correre in Italia. Dobbiamo farlo all'alba. Che bello, chissà se riusciamo a svegliarci. Volevamo mangiare leggeri perché ci svegliamo tra poco, ma non proprio. Ma guarda la bellezza di questo panino. Possiamo un attimo fare una piccola osservazione? Sì. Ma do cazzo era la regina? Non c'era la regina. Boh, o veramente ha avuto un sacco di problemi all'interno della famiglia e quindi la regina ha ben pensato di starsene a casa. Secondo me non gli avevano detto che c'era anche te. Ah, dici che se no sarebbe venuta? Certo. C'è ragione. Vabbè, possiamo dormire adesso? Sì. Perché ci svegliamo fra tipo un'ora. Che poi in realtà sta andando a Milano a fare una cosa assurda anche lì. È suonata la sveglia, sono le 3:45 del mattino e ho una domanda per voi. Chi secondo voi non ha proprio chiuso occhio? La cosa mi preoccupa, sono sincero, perché sto per andare a fare un lavoro abbastanza importante al quale tengo tantissimo a Milano. Boh, non so come farò, rischio di fare un fiore di merda. Quanto ci vuole per arrivare a Milano da Londra? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza solo? Vabbè, più o meno lì. Ma non ci puoi mettere un po' di più così dormo? È stato un attimo. Allora, partiamo da due cose. Due considerazioni. Dio benedica chi ha creato questa specie di sdraio dentro gli aeroporti. Persone veramente alle quali io do tutta la stima e la benedizione di nostro Signore. Seconda cosa, io non so come affronterò questa giornata, che è importante. Che c'è? Così voglio essere ricordato ai posteri.